vedendo gli stranieri quante difficoltà hanno a imporsi nei nostri campionati, è vero. Fabio mi manca perché praticamente come pilota è sempre stato il mio peperoncino. Let's go to say the European champion, il campione europeo C16, 16, team LC Power, Roberto Lopiano, Orlando Damiano. Per la premiazione abbiamo praticamente un team favoloso, fantastico, gli avvocati Vincenzo Iaconiani, Raffaele Chiulli, unitamente al nostro sindaco. Premia il nostro team offshore. Ed eccoci con i campioni d'Europa 2011, un titolo che vale veramente più di quanto si possa pensare, perché l'avete vinto dimostrando di essere i veri campioni, sia vincendo le due gare che c'erano da vincere, sia per come l'avete vinta questa di oggi, gara eccezionale. Insomma, abbiamo visto, c'è stata quella scorrettezza tra virgolette in boa, perché eri davanti, i francesi ti hanno obbligato ad allargarti, hai gestito una gara difficilissima, non sei andato all'attacco subito, li hai superati all'ultimo giro, meglio di così, veramente non si poteva aspettare una gara del genere. Non mi sono accorto quando hanno fatto l'interno, infatti Danny mi aveva avvisato l'ultimo secondo e li sono subito allargati. Perché ho detto, vabbè, dai, ci sono altri giri da aspettare, ci siamo messi là, abbiamo fatto una strategia di stare là tranquilli, dopo che l'ultimo giro abbiamo fatto capire che noi eravamo i più forti. Ma fino a quel momento l'avevi già dimostrato, stando davanti avevi un bel margine, loro si erano avvicinati solo su questa boa, in questo modo arrivando molto lunghi, obbligandoti a fare quella manovra. Tu diciamo che le due gare le hai vinte grazie a una barca che oggi ha dimostrato ancora una volta di essere la più veloce, la più competitiva, un lavoro importante premiato anche magari da Luca, che noi sentivamo il motore cantare, il tuo motore canta. Sì, Luca è bravissimo, devo dire che veramente fa le magie, non come qualcuno pensa, magie strane, però magie pulite. Però insieme a Salvo Baggo e Pinelli e Luca Di Nonna è un trio che non puoi battere. Danny, abbiamo visto quella manovra e tu in quel momento ti sei visto una barca che praticamente stava salendo sulla C16 e avete avuto una bellissima prontezza di riflessi, avete evitato un contatto che poteva compromettere una gara, perché voi, ricordiamolo, anche con un secondo oggi avreste comunque conquistato il titolo, ma l'avete conquistato alla grande portando il tricolore sul podio più alto anche nella gara di oggi. Sì, sì, sicuramente i fratelli Giordani hanno fatto una manovra veramente furba e intelligente, perché ripeto, io negli specchietti non li vedevo, sono messi in scia, avevo capito che erano dietro perché li vedevamo che erano dietro, però quella manovra lì è uscita proprio così all'improvviso, io l'ho visto soltanto quando era proprio veramente, c'era quasi addosso, ho detto a Roberto attento, 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 l'ho fatto allargare, era inutile stare lì a stringere, cioè, rovinavamo l'europeo noi e loro e la giornata, data bene così, però alla fine poi abbiamo dimostrato che anche col mare mosso siamo riusciti a battere una bat-bot che in queste condizioni era una barca vincente. Ecco, in queste condizioni abbiamo visto il mare anche oggi, comunque un mare, abbiamo visto diverse volte uscire dalle boe con la barca che prendeva anche il volo, l'avete gestita bene, è un mare difficilissimo però. Molto difficile, oggi era proprio il mare classico di Napoli che ogni volta ci fa dei regali incredibili fra traghetti, agli scafi, i diportisti, perché qua il diporto è veramente di casa, cioè tutti escono la domenica e quindi ci creano quel maretto che è proprio duro. Però questo diporto ha portato veramente tante imbarcazioni attorno al campo gara, avevate il tifo dal mare, di solito ce l'abbiamo a terra, questa volta in mare c'era veramente tante tante barche. Ah, si sentiva proprio. Suonavano. Sì, è vero, è vero. No, bello è stato, veramente caloroso il pubblico. Senti, adesso questo è da festeggiare, un titolo importantissimo, campioni d'Europa 2011, però non è finita la stagione, dovrete suggellare una stagione fantastica perché siete in testa al campionato italiano, quindi con una barca del genere c'è da aspettarsi che le due gare di Catania possano regalarvi ancora grandi soddisfazioni. Sì, sicuramente Catania è le ultime due gare e là dobbiamo veramente far vedere che ci meritiamo anche il titolo italiano. All'alba vincerò!